Ciao ragazze, bentornate a tutte. Oggi nell'art che volevo fare da tanto tempo, nell'art pitonata, pelle di serpente. Se vi piace mettete un pollice in su, a me piace tantissimo, specialmente per questo periodo. Quindi ragazze, seguite il video tutorial per capire tutti i passaggi e come andare ad eseguire questa nail art. Come primo passaggio ho già steso una base protettiva, rinforzante, questa di Deborah Milano. Vado a stendere lo smalto numero 705 di Shaka e faccio asciugare bene. Per fare l'effetto sfumato, vado a prendere il 705 di Shaka, il numero 725 di Shaka, un verde più scuro, e un blu Deborah Milano Prêt-à-porter, il numero 30. Quindi vado a stendere tutti e tre i colori su una spugnetta da make up, sono le migliori, queste qui si trovano tranquillamente in profumeria o anche nei negozi per articoli di casa come acqua e sapone. Vado quindi a picchiettare leggermente sulle unghie e così otterrò l'effetto sfumato. Adesso prendo il Colorplay Debby numero 03, effetto crack, e vado così a stendere una passata, non molto doppia, e faccio asciugare. Non passo il top coat perché l'effetto pitonato è abbastanza opaco, quindi mi piace lasciarlo così. E il risultato finale della nail art sarà questo. Ragazzi, a me fa impazzire letteralmente. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate. Se vi va, condividete il video su Facebook. E vi ricordo che ho aperto un profilo Instagram. Un bacione a tutti e al prossimo video. Ciao!